Ed eccoci ancora qua, amiche e amici di Rossini TV, per l'ultima puntata della nostra serie di trasmissioni che abbiamo registrato al Biolab di Monticchio, e anche questa sera con noi è il dottor Michele Calcinari. Buonasera. E questa sera è davvero una serata particolare, perché chiuderemo il cerchio di tutto quello che abbiamo visto nelle quattro precedenti serate che vi abbiamo proposto dal Biolab. Perché? Perché una paziente, una persona giovane, verrà qui direttamente in struttura per affrontare al meglio un percorso terapeutico, dottore. Esattamente. Quello che vorremmo presentare questa sera è la parte di poliambulatorio. Oltre ai laboratori di analisi, di cui abbiamo già discusso ampiamente, nelle sedi di Fano e di Vallefoglia, Biolab è affiancato dal poliambulatorio BIOS. In questi poliambulatori esercitano medici anche in virtù di una accordo che abbiamo con l'AST 1 e quindi esercitano medici che provengono anche dagli ospedali di Pesaro, Urbino e Fano, oltre a tutta un'altra gamma di professionisti che esercitano liberamente anche presso la nostra sede. E nel poliambulatorio, oltre alle visite, si eseguono esami strumentali quali ecografie, eco Doppler, Holter, sia cardiaci che pressori, chiaramente gli elettrocardiogramma e tutto quello che può servire, insomma, per fare una corretta diagnosi assieme all'analisi di laboratorio e chiudere quindi il cerchio. Certo, il cerchio proprio della persona che ha bisogno, che a un certo punto ha necessità, si sente di dover affrontare un qualcosa per la sua salute. Poi ha detto una cosa interessante, dottore, ha parlato di questa collaborazione con l'AST1, l'azienda sanitaria, cioè quindi la sinergia fra pubblico e privato davvero presa in maniera totalmente virtuosa. E poi un'altra cosa, sottolineiamolo, perché se è vero che è un obbligo di legge, è altrettanto importante sapere che a Montecchio, al Biolab, c'è il defibrillatore. Sì, assolutamente. Abbiamo un defibrillatore e abbiamo la maggior parte del personale sanitario abilitato all'utilizzo di questo apparecchio, perché può sempre essere purtroppo necessario saperlo utilizzare. Quindi ecco, tutto il personale sanitario è abilitato all'uso del defibrillatore. Quindi rendiamoci conto dell'importanza di questo aspetto, perché davvero, d'altronde sta nel nome della struttura Biolab, qui si salva la vita nel vero senso della parola, partendo proprio dall'origine di tante situazioni. Adesso andremo, dottore, a conoscere Lucia. Lucia è una giovane donna che oggi verrà qui per capire meglio come sta. Esattamente. E poi ci trasferiremo nello studio del dottor Libero Turrini. Lucia, ma questa mattina come mai sei qui al Biolab? È un po' di tempo che non mi sento molto bene, quindi avrei bisogno di vedere un medico e mi hanno consigliato questo studio. Ok, e mi sa che ti hanno consigliato bene, perché qui c'è il medico, c'è il dottor Libero Turrini, credo già che ti stia aspettando. Ottimo. Ciao Lucia, come stai? È un pezzo che non ti vedo. Che ti è successo, di? Dottore, guardi, io è un po' di tempo che soffro di mal di pancia molto forte, che ultimamente mi si è accentuato molto. E soprattutto nella zona bassa della pancia, e mi si accentua anche quando mangio o quando sono stressata. Non riesco a dare una spiegazione a questa cosa. Ascolta, ma questo mal di pancia si accompagna a scariche intestinali oppure sei stitica? Postitica. Sei stitica? Sì. Ti senti la pancia gonfia? Sì, mi si gonfia molto, soprattutto quando sono stressata oppure anche quando ho molti impegni, insomma, mi dà molto fastidio. Senti, cos'è che ti preoccupa? È una cosa molto frequente? Ti impedisce di svolgere appieno il tuo lavoro? Sì, e poi ho anche notato che ho del muco, come del muco nelle feci. Ah, e il sangue l'hai mai visto? Il sangue no. Non saprei dire, penso di no. E casomai questo lo verifichiamo successivamente.
Ascolta, nella tua famiglia ci sono delle persone che sono affette da malattie dell'intestino? Sì, sì. Sì? Ti ricordi la diagnosi che è stata formulata per loro oppure no? Forse ti posso aiutare. C'è una malattia dell'intestino che si chiama rettocolite ulcerosa, è un'altra malattia infiammatoria cronica che va sotto il nome di malattia di Crohn. Per caso sono queste le forme intestinali di cui soffrono i tuoi familiari? Sì. Sì? Sì. Ah, caspita, allora dobbiamo veramente capire meglio il tuo problema. Perché pur non essendoci una familiarità netta, però esiste questa predisposizione. Ascolta, avrei bisogno di visitarti, puoi accomodarti sul lettino? Sì. Prego. Allora Lucia, adesso siamo qui. E io ti sottopongo a una visita che poi consiste in una palpazione dell'addome, però è necessaria per capire cosa senti e se ti procuro dolore, ok? Allora, questo dolore quindi ce l'hai nella parte bassa dell'intestino? Nella parte bassa, sì. Ecco, io qui sono sulla parte terminale del colon, ti faccio male qui? Sì. Ok, qui invece sono sulla zona appendicolare, ti fa male qui? Anche qua un po' fa male. Sì. Anche qua. Vediamo un po' il tuo fegatino. Ecco, piega un pochino le gambe, sì, anche l'altra, va bene. Fai un bel respirone. Fuori l'aria, bene, un altro per piacere. Brava Lucia. Ok. No, l'addome, Lucia, è palpabile, tutto sommato non c'è niente di diverso da un addome normale. Uh-huh. Va bene, però per i disturbi che tu mi hai raccontato io ti devo richiedere qualche accertamento. Okay. Quindi farai una ecografia dell'addome e in più ti sottoporrai ad un prelievo di sangue per vedere un po' come stai davvero, ok? Okay. Bene, allora torniamo alla scrivania. Ciao Lucia, allora hai fatto le analisi? Sì dottore, le ho fatte e gliele ho portate. Ah, bene. Come è andato in questi giorni? Sei stata male? Vediamo un po'. Le hai già guardate? Dottore, io non ci capisco molto purtroppo. Ho aspettato lei per avere la certezza. Allora, vediamo l'emocromo. Non sei anemica, quindi è una buona cosa. Non hai gli indici di flogosi, vedi questa PCR, la VES, che sono basse. Hai appena mosse le transaminasi e la gamma GT. Ma ascolta, ma mangi male? Cosa mangi? Mangi regolare in famiglia? Sì, sì. Fai uso di alcolici per caso? Ogni tanto con gli amici. Al fine settimana? Sì. Cosa fai? Gli spritz? Adesso vanno di moda, no? Queste? Sì. Però ecco, al di là di quella che sarà la diagnosi conclusiva, c'è appena un segnale d'allarme sulle transaminasi sulla gamma GT. Okay. Sono delle sostanze che il fegato produce in risposta ad un insulto che lui riceve. Okay. Quindi io direi che almeno per un po' di tempo tu debba fare a meno proprio di introdurre alcolici o cibi troppo speziati. Ok? Va bene. Soprattutto i cibi grassi, quelli, io parlo dei grassi saturi, puoi utilizzare nei condimenti l'olio di oliva, ok? Va bene. Bene, vedi che non sei neanche affetta da intolleranza al glutine, non hai la celiachia.
hai fatto anche il breath test che ti avevo prescritto, il breath test per l'intolleranza al lattosio, che è diventato negativo. Non hai neanche sangue occulto nelle feci. Sai, già queste analisi mi tranquillizzano molto, perché se dobbiamo fare una diagnosi differenziale fra le malattie, le coliti, quelle classiche, e il morbo di Crohn, come ti parlavo la volta precedente, e la rettocoliti ulcerosa, queste sono caratterizzate da presenza di sangue nelle feci il più delle volte. Quindi direi di concludere il tutto con una buona ecografia, perché quelle transaminasi comunque mi dicono che tu debba vedere com'è la tua colecisti e il tuo fegato. Poi ti darò qualche ragguaglio e ti dirò qual è il mio parere sul tuo stato di salute. Okay? Grazie, dottore. Quindi adesso ti prescrivo una ecografia e poi me la riporti. Scopo dell'ecografia, in questo caso per la paziente che riferisce una, mi sembra, sindrome da colon irritabile o intestino irritabile, con lieve movimento degli enzimi epatici, è quello di escludere qualsiasi patologia che possa essere relativa al problema epatico stesso e soprattutto delle vie biliari, onde escludere eventuali calcolosi o altre patologie associate. Un bel respiro profondo, tutta l'aria dentro, ok. Le scansioni partono dalla ricerca della cistifelia, delle vie biliari intraepatiche e si estende poi all'epigastrio per lo studio del pancreas, eventuali stazioni linfonodali peritoneali. Spostandoci poi in ipocondrio destro per lo studio del parenchima per via transcostale, con l'evidenziazione dell'albero sovraepatico cavale, della via biliare e della cistifelia. Non ultimo si estende l'esame al rene e ai rapporti anatomici con il fegato stesso. Controlateralmente si procede allo studio della milza, sia in scansioni longitudinali che trasverse, per il volume e per l'eventuale dilatazione delle vene spleniche. Sempre dallo stesso lato, un bel respiro lungo e l'aria dentro, si studia il rene di sinistra utilizzando la finestra splenica ed il recesso sottodiaframmatico. In prosecuzione dell'esplorazione totale dell'addome, lo studio del retroperitoneo con l'evidenza della aorta addominale in senso caudale delle iliache e degli assi vascolari maggiori, quale l'arteria mesenterica superiore, il tripode celiaco e l'asse splenoportale. Se la paziente ha la vescica piena, si procede allo studio della vescica, della volumetria e morfologia uterina,
e dell'eventuale presenza di espansi in sede annessiale. Con la sostituzione e il cambio del trasduttore, magnificando l'immagine, possiamo studiare in casi indicati lo spessore della parete del sigma colico e controlateralmente della regione cieco appendicolare e dell'ilio terminale. Signorina, si può asciugare. Ciao Lucia, ho visto l'ecografia che ti ha fatto il dottor Valentini dell'addome. Allora, hai visto che è tutto negativo, tutto sì, nella norma. Sì. La cistifelle è normale, il fegato, grazie a Dio, non è ingrossato. Ciò non toglie che non debba seguire le raccomandazioni che ti ho fatto la volta precedente. Quindi elimina tranquillamente tutto ciò che è alcolico, o troppo piccante, soprattutto le spezie e i grassi saturi dalla tua dieta. Va bene. Allora, guarda, possiamo concludere dicendo questo, che non hai niente di particolare, sei affetta però da sindrome del colon irritabile. Una volta veniva chiamata impropriamente colite spastica. È un disturbo funzionale dell'intestino che colpisce circa il 10% della popolazione. In stragrande maggioranza sono le donne giovani dai 20 ai 50 anni, ma può colpire anche i bambini, le bambine soprattutto. Non si conosce la causa, anche se sinceramente ultimamente è uscito fuori uno studio molto, ma davvero molto interessante, che riguarda, non so se l'hai mai sentito dire, il microbiota. Che cos'è? È l'insieme dei virus, dei batteri, dei protozoi, dei miceti che noi alberghiamo nel nostro intestino, soprattutto nell'intestino finale. Loro compongono l'equivalente di un organo, perché tutti questi batteri, miceti che ti dicevo, insieme creano delle reazioni chimiche e sono in grado di produrre sostanze, le vitamine ad esempio, gli ormoni, e queste sostanze praticamente vengono assorbite attraverso il circolo linfatico e il sangue, possono raggiungere qualunque distretto dell'organismo. Quando c'è uno squilibrio in questa competizione, ecco che si possono sviluppare dei gas e quindi tu puoi avere una tensione addominale anche importante e dolorosa. Io so che non esiste un farmaco specifico per curare questo colon irritabile. Ti prescrivo degli spasmolitici che tu assumerai al bisogno. Okay. Però ricordati che la dieta e lo stile di vita sono la principale risorsa per combattere questo disturbo. D'accordo? Va bene, dottore. Quindi, mi raccomando, le fibre dovrebbero essere idrosolubili, cioè quelle facilmente digeribili, come ad esempio le bietole. Okay? Attenzione alle fibre lunghe, quindi ai carciofi, ai finocchi, al sedano, che possono risultare davvero molto irritanti per te. Poi tranquillizzati, perché abbiamo detto la volta precedente che questo è un problema che colpisce soprattutto le persone tese, ansiose, nervose,
per cui più tu te ne stai tranquilla e fai magari una buona attività fisica, devi scaricare le tue tensioni, d'accordo? Va bene, dottore. Ok, ti prescrivo questo spasmolitico, e dopodiché ne assumi uno al bisogno, ma ti raccomando davvero uno stile di vita adeguato, ok? Va bene. Ed eccoci qua alla conclusione del nostro percorso. 5 serate, 5 puntate dedicate al Biolab. Siamo nella struttura di Montecchio. Oggi abbiamo avuto modo di vedere l'intero percorso che fa una persona dal momento in cui entra a quando esce con una diagnosi. Quindi è davvero un approccio alla salute completo a 360 gradi. Carissime amiche, carissimi amici di Rossini TV, proseguite la serata con noi e ancora una volta con i nostri programmi del canale 80 e del digitale terrestre. Buona visione.